È l'uomo pipistrello. E lagga. Sì, lagga, o perlomeno lagga su gran parte delle configurazioni medie e basse di Nvidia, sulle AMD proprio. Vabbè, iniziamo con una cosa che ha fatto il boom, il giro del mondo, quello che volete. È stato ritirato Batman Arkham Knight da Steam. Oh, ma è una cosa giusta, cazzo, perché questo gioco sembra non andar bene a nessuno. E il fatto che vada bene a noi ci faceva piacere all'inizio, sì, ma adesso è come una ferita aperta nel nostro cuore, perché noi possiamo giocarci e tutte le persone là fuori che invece non riescono a giocarlo devono patire da sole, mentre noi ci facciamo un sacco di missioni, sottomissioni, insomma andiamo avanti con la campagna. Basta, ok, a noi gira, va bene, e ci piace un sacco, secondo me è un gran bel gioco, però c'è un problema. A voi non gira, o perlomeno alla maggior parte di voi non gira, e a quanto pare questo dovrebbe essere un problema per noi. Non ce ne frega un cazzo, in realtà, no, in realtà è una cosa abbastanza importante. Il fatto che a noi giri però non deve diventare un motivo per attaccarci, ok? Abbiamo speso dei soldi sui nostri PC perché fossero performanti. E per una volta, in 10 anni a questa parte, il fatto che il nostro PC sia performante riesce a darci un qualche vantaggio al day one. Perché in genere più hai il PC performante, più te la prendi in culo al day one. E vedi ragazzi con una scheda, che ne so, una 5.10 dell'Nvidia che fanno: a me Far Cry 4 va benissimo e non frizza. E tu con la 9.80 stai lì che non riesci neanche a prendere la mira. Ok, questo è per partire. Doveva uscire e poi essere ritirato dal mercato questo gioco? No, assolutamente no. Secondo noi doveva uscire per console, visto che per console va benissimo. Alcuni dicono anche meglio che su PC, ma questo è ancora tutto da vedere. Sì, perché anche GTA 5, secondo i consolari, mai un calo di frame. Bisogna vedere quale sia la concezione di mai un calo di frame di un consolaro. Però, insomma, diamo per buono che su PlayStation il gioco vada bene. E doveva essere rimandato per uscire su PC. Punto, questo dovevano fare. Hanno fatto una grande cazzata e ovviamente l'hanno messo su Steam. Tutta la gente incazzata con i forconi hanno buttato merda sul titolo, tant'è che Batman Arkham Knight su Steam ha tipo 7.000-8.000 recensioni negative. Attenzione, recensioni che non sono inerenti al gioco, perché questa gente non ha potuto giocarlo il gioco. Quindi non sono in realtà recensioni del gioco, sono recensioni della versione PC o comunque dell'adattamento per PC di questo titolo, il che a noi dispiace moltissimo, perché come abbiamo detto siamo tra i pochi eletti che sono riusciti a giocare perché a noi ci Nvidia tra pochi nei commenti che ci avete messo, bellissimo quello che Nvidia ci dà le mazzette e soprattutto ci fornisce una scheda video di nuova generazione, o anzi di generazione futura, che fa girare giochi male ottimizzati, anche se male ottimizzati. Sì, grazie Nvidia, perché sono cose rare queste schede e il bello è che noi abbiamo registrato le nostre primissime impressioni sul gioco. Primissime. Sì, acceso il gioco e parlato. Quindi, ragazzi, veramente la community, soprattutto la community dei videogames, sta diventando di una ferocia mai vista prima. Se tu rilevi un problema in un gioco, sei uno stronzo. Se tu non lo rilevi, sei uno stronzo due volte. Se tu parli di un gioco così così, non prendi posizioni e sei un ignavo. Quindi, non sappiamo più come comportarci per farvi stare tranquilli. Quindi abbiamo deciso che ci comporteremo come cazzo ci pare. Esatto, punto numero uno. Questo gioco aveva bisogno di essere attaccato così tanto? Probabilmente sì. E tutti gli altri giochi che al day one mettono un paccione grosso quanto il gioco? Vabbè, aspetta, non è che è una cosa che succede sempre. È successo adesso, è successo con Call of Duty Ghosts, è successo con Call of Duty Advanced Warfare, è successo con Watch Dogs, è successo con Assassin's Creed Unity, è successo con tanti altri titoli, anche Far Cry aveva questo problema. Far Cry 4, Metro Last Light, è successo. Oddio, è successo con ogni cazzo di titolo uscito per tutti PC. I titoli che abbiamo potuto recensire da 2 anni a questa parte. Ragazzi, tutti quanti, e noi ci siamo sempre schierati contro questa cazzo di patch al day one. E tutti voi a dire: va bene, ma tanto ormai lo sappiamo. Un cazzo sapete, perché prima i giochi non ce l'avevano la patch, ti davano il CD e col cavolo che non funzionava. Il gioco funzionava benissimo, i bug li dovevi trovare con la lente di ingrandimento. Quindi anche noi siamo dalla vostra
parte, il fatto che noi abbiamo la possibilità di giocarlo, non è che ci pone come degli esseri superiori che vi sputano in testa. Ci fa dispiacere tantissimo, perché più vediamo quanto è figo questo gioco, più ci rendiamo conto che voi non potete ancora giocarlo. E consigliarvi di giocarlo ci fa stare male, perché al momento non potreste neanche acquistarlo. È un giro di cose che non fa altro che confermare quello che ripetiamo ossessivamente da anni ormai, cioè che un gioco deve uscire quando è pronto. In questo caso però abbiamo notato un'anomalia, un'anomalia che fa incazzare il resto del mondo ma fa felici noi. È la prima volta che un AAA si comporta meglio sulle schede di fascia alta, che sarebbe la cosa più logica, che su quelle di fascia bassa. Cioè, io ho pagato per avere più potenza, riesco a giocare un titolo anche se male ottimizzato. Sì, il bello è che non esce solo per schede altissimo livello, medio-alto anche, perché gira bene anche su schede che non hanno questi requisiti grandissimi. Ovviamente con le schede più basse problemi ci sono. Questo probabilmente è dovuto dal fatto che c'è un dev kit proprietario di Nvidia che si chiama Gameworks, che deve essere ancora ottimizzato. Fa delle cose belle, fa anche delle stronzate assurde, ma deve essere ancora ottimizzato. E il problema è che deve essere ancora ottimizzato su Nvidia. Figuriamoci su AMD come se lo prendono nel... Esatto, perché se è vero che il gioco va bene su schede di fascia medio, alta o media su Nvidia, i poveri possessori di schede AMD se la sono presa violentemente in culo. E la cosa che ci dà fastidio non è che se la siano presa in culo, ci dà fastidio che questa gente sarebbe dovuta essere messa in condizione di scegliere. Cioè, sul banner di Batman Arkham Knight ci sarebbe dovuto essere un bugiardino, una cosa piccolina: non va bene un cazzo su AMD, se io AMD non lo compro, me lo dici, non lo compro. Ok, e adesso parliamo 2 secondi del gioco, perché noi l'anteprima l'abbiamo fatta, la dovevamo pubblicare oggi, abbiamo deciso di non farlo perché ci sembrava più importante dirci la nostra e di quanto siamo incazzati per i commenti anche molto offensivi che ci avete lasciato sotto al gameplay del sul secondo canale, il primo gameplay che abbiamo fatto su Batman. Gente che dice che abbiamo criticato The Witcher 3 e non critichiamo questo. Ma porco il cazzo, ma ce l'avete gli occhi? Ma lo vedete che razza di roba hanno messo sui ragazzi di Rocksteady? Su The Witcher 3 voi dite, vabbè, non c'è neanche l'occlusione ambientale su Batman. E allora su The Witcher 3 che c'è nelle impostazioni grafiche, ma se poggiate un piede a terra non si vede l'occlusione? Probabilmente sono poco informati proprio sull'occlusione in generale. C'è chi dice che le texture sono strecciate, quelle di Batman, e che hanno fatto un artificio che è mettere la pioggia, quindi bagnare il tutto quasi sempre e comunque per nascondere, per far sì che il gioco venisse bene. Hanno fatto benissimo il gioco, uno spettacolo pure se piove. Certo, poi è tutto unto. Tutto. Allora, per noi i problemi, vogliamo dire quali sono veramente per noi i problemi? Allora, i problemi di Batman sono i micro freeze quando sei in macchina, che verranno sicuramente corretti, perché è il problema che avete voi, soltanto in minore entità, perché noi abbiamo la scheda più potente magari. Quello è un problema. L'erba fa schifo e non mi sarei mai aspettato di dirlo nel 2015, ma l'erba è peggio che in The Witcher 3. Sono dei vermi che escono dal terreno. Coltelli proprio. Sono dei coltelli da pane, l'ho già detto, dei coltelli da pane piantati a terra fanno schifo. E tra l'altro l'erba, i fili d'erba sono alti come il ginocchio di Batman. Sembra un tappeto di spine. Poi un'altra cosa che non ci piace è che il mantello di Batman, dopo tutti questi capitoli, continua a compenetrarsi con qualsiasi cosa. E non è bello. E il fumo della vettura. Il fumo della macchina quando andate in derapata è una merda. Cioè non si può vedere, sembrano veramente texture incollate lì e non ci piace per nulla. Cioè è un unico blocco di fumo, è un serpente di fumo che si dissolve, sembra sperma nebulizzato. Vai, che schifo! Batman, la città ha bisogno di nuovi bambini, faccio un giro per il rione delle single che... Veramente, è una cosa, è terrificante il fumo, però nel complesso, a colpo d'occhio, il titolo è veramente sbalorditivo. Sì. Non ha niente a che vedere con The Witcher 3, niente a che vedere con The Witcher 3, ma neanche con Far Cry 4. È proprio un altro discorso. Ci ricorda nelle espressioni facciali le cose più ispirate di Crysis 3. Anche alcune cose di giochi come Metro Last Light, anche lì c'erano dei visi bellissimi, ma senza questa espressività. Perché noi guardiamo queste cose, la recitazione dei personaggi è importante. In Metro erano bellissimi i visi, ma...
Esatto, sono quelle piccole cose che ci interessa a noi guardare. Ovviamente c'è chi tra di voi guarda il complesso e se non lo potete vedere perché sul vostro computer gira una merda, è normale che vi incazziate. E noi non stiamo dicendo che è sbagliato incazzarsi, è sbagliato incazzarsi però solo con un gioco, perché noi ci stiamo schierando, ci stiamo mettendo la faccia ogni volta al day one per tutti i giochi, tant'è che non ci chiamano a fare mai un cazzo per questo, per questa cosa, perché siamo critici, oh? E voi ve la prendete solo con un titolo. Tra l'altro, mazzette a Nvidia, vi ricordate quando è uscito Watch Dogs che era ottimizzato Nvidia? Li abbiamo presi per il culo 2 anni perché il tasto per registrare su Nvidia sminchiava il gioco. Noi non prendiamo mazzette da Nvidia. Se noi abbiamo le schede Nvidia è perché le abbiamo sempre avute, ci troviamo bene e soprattutto perché gran parte dei titoli che ci interessano spesso sono ottimizzati Nvidia. E poi Nvidia c'ha Shadowplay, che è quello che vi permette di vedere quei bei gameplay registrati bene e non quello schifo che fa Fraps. Tra parentesi, lo utilizziamo anche per lavoro, dato che ci sono delle ottimizzazioni che le altre schede non c'hanno. Punto, cioè, questa è la nostra storia. Oh, e ci incazziamo con voi per quello che ci scrivete. Ovviamente non siete tutti stronzi. No, assolutamente. Però giustamente noi cerchiamo di far capire la nostra posizione ogni volta in modo oggettivo e chiaro. E se noi per la prima volta vediamo un gioco, non scatta, va bene, è strabiliante agli occhi, c'ha i suoi problemi, però ci si può passare sopra perché è un colpo d'occhio immenso, bellissimo, stupendo, e nessuno può dire il contrario. No, hanno detto anche il contrario. Avete detto roba tipo: ah, sembra un gioco vecchio, non ci vedo nulla di eccezionale. E che cazzo, a cosa hai giocato ultimamente? Devi aver giocato a Rise soltanto ultimamente, perché veramente. Ovviamente poi c'è anche la questione YouTube codec. Noi vediamo il gioco retto e corretto, poi c'è il codec della registrazione, c'è il codec del rendering e c'è il codec di YouTube che sminchia spesso e volentieri tutto il resto. Noi abbiamo provato a caricare gameplay in formati non compressi, tipo un minuto, giusto per vedere come YouTube avrebbe incodato, lo incoda sempre come il cazzo. Quindi ragazzi, c'è sempre una perdita di qualità, non andate a guardare queste cose. Ora, noi vi faremo sapere al più presto come si evolveranno le cose, vi faremo sapere al più presto se sui nostri PC sarà cambiato qualcosa in meglio dopo l'uscita effettiva di questo Batman Arkham Knight. Soprattutto vi faremo avere una recensione il quanto più oggettiva possibile sul titolo, ma ovviamente per quanto possa essere oggettiva la nostra recensione, rideremo e scherzeremo sempre.